Ancora assieme, gentili telespettatori, ben ritrovati, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di cronaca. È successo a Trieste, una donna sequestrata, era incinta, al settimo mese di gravidanza. Il marito si è ritrovato con le mani legate, non ha potuto fare nulla se non chiedere aiuto, quello che poteva fare del resto, alla polizia. Da qui le indagini e ora a distanza di mesi, un 26enne finisce in manette. Sentite il servizio di apertura del nostro telegiornale. Lotta all'immigrazione clandestina, arrestato dalla Polizia di Stato un 26enne kosovaro, FB le sue iniziali, con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina e sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di una donna kosovara in stato interessante al settimo mese di gravidanza per fatti commessi a Trieste ancora lo scorso 5 maggio del 2018. La vicenda ha origine dalla denuncia sporta da un cittadino kosovaro che nella notte del 6 maggio si era presentato agli della questura riferendo che la propria moglie era stata sequestrata a scopo di estorsione e trattenuta in una non meglio specificata località da alcuni esponenti di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla quale si era rivolto per far giungere la donna illegalmente in Italia. Le immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di risalire all'auto con la quale gli ignoti erano giunti a Trieste e successivamente, a seguito dei servizi di osservazione e pedinamento, di intercettare e bloccare il veicolo mentre si apprestava ad oltrepassare il valico di frontiera di Rabuiese in direzione della Slovenia. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso poi di identificare un cittadino serbo trovato a bordo del veicolo quale uno degli autori del fatto, sottoponendolo poi in stato di fermo di indiziato di delitto. Lo sviluppo delle indagini ha permesso di individuare nel kosovaro FB l'altro membro del gruppo che aveva dapprima condotto la donna a Trieste e quindi l'aveva trattenuta in Slovenia e di avanzare al marito l'ulteriore richiesta di una somma non preventivamente pattuita per la sua liberazione. Ancora cronaca, andiamo però in provincia di Pordenone, a Zoppola, e qui che degli anziani vengono bullizzati ormai da tempo nelle loro case del Ater, le case pubbliche, insomma, citofoni che vengono presi a pugni, non solo, così anche le porte, nel cuore della notte, una sequenza di eventi che hanno convinto più di qualcuno a denunciare il tutto. Sentiamo. Notti agitate nelle case Ater di via Po a Zoppola, dove in particolare si stanno prendendo di mira alcuni anziani. Quest'ultimi a notte fonda vengono infatti svegliati dal suono dei citofoni, se non addirittura da pugni sulla porta, che li fanno sobbalzare sul letto. Quello che in un primo momento sembrava una goliardata si è tramutata in un chiaro disegno messo in atto contro questi poveretti che spesso abitano da soli e chi alle 3 e chi alle 4 del mattino da un mese a questa parte si ritrovano spaventati a morte. A raccontare uno degli episodi accaduti è un pensionato che abita da tempo negli alloggi di edilizia popolare. Erano circa le 3:30, sottolinea l'uomo, quando prima hanno suonato più volte il campanello, poi ho sentito una raffica di pugni dati con forza sul portoncino d'entrata della mia abitazione. Quando sono uscito sul pianerottolo ho sentito soltanto dei passi veloci di qualcuno che frettolosamente si stava allontanando. È una cosa simile accaduta anche ai danni di due anziane signore. Sentendosi bullizzati senza motivo e temendo fatti come quelli assunti al clamore delle cronache dei giorni scorsi ai danni di disabili o di pensionati indifesi, gli anziani hanno deciso di denunciare il disturbo patito da un mese a questa parte alla polizia municipale. Una pensionata si è rivolta ai vigili e le indagini sono state avviate. Il sindaco Francesca Papais conferma che la Polizia Municipale, in collaborazione con i servizi sociali, sta facendo verifiche e accertamenti nel complesso Ater, monitorando le dinamiche sociali. L'azienda territoriale non è ancora stata informata di quanto sta accadendo, ma il direttore generale, Angioletto Tubaro, tiene a sottolineare: quando succedono queste cose noi collaboriamo sempre con le amministrazioni e le forze dell'ordine, però, avverte, non metteremo le telecamere. Tutti le vogliono dei 400 fabbricati che gestiamo, ma noi preferiamo spendere soldi in manutenzioni piuttosto che nella sorveglianza. E ora cambiamo decisamente pagina, andiamo nel capoluogo del Friuli, a Udine. È qui che la città vuole aprirsi a tutti e diventare una città inclusiva. Se ne è parlato proprio all'Ateneo del Friuli. Sentiamo il servizio.
Professoressa Conti, qual è il futuro del progetto Suborgo Grazzano, che in qualche modo è ideato dall'Università di Udine, dal cantiere Friuli, in un contesto di relazioni con le istituzioni cittadine e in particolare con il Comune di Udine? Allora, questo progetto che approfondisce, valuta, analizza, guarda Borgo Grazzano, in verità è può diventare un modello di lettura di quelli che sono i borghi del nostro centro storico, quella fascia di residenziale che si è sviluppata negli anni, che abbraccia quello che è il cuore di Udine e lega effettivamente il tessuto urbano con quello che poi è il contesto periferico, dove poi troviamo di nuovo delle grandi centralità e delle grandi potenzialità di sviluppo, in primis anche tutta la parte dei Rizzi e del campus universitario. Quindi ovviamente questa lettura e questo progetto prende in considerazione e si colloca nel più ampio progetto di integrazione tra la struttura universitaria, l'essere città universitaria di piccola e media dimensione e la realtà effettiva attuale di Udine, quindi insieme cercare con le istituzioni delle strategie di sviluppo condiviso. E questo è anche l'obiettivo del recente accordo che è stato stipulato tra il Comune e l'Università di Udine, che prende in considerazione proprio quelle che sono le aree pubbliche con termini a quelli che sono gli spazi dello studio, della ricerca e della didattica. Ciò significa che molte delle potenzialità di sviluppo dello stesso Borgo Grazzano vanno ricercate anche in quello che è l'indotto dell'università. Pensiamo alle residenze per gli studenti, pensiamo a quelli che sono i centri di ospitalità per università straniere che vengono ospiti di università straniere, quindi tutto quello che è collegato è fortemente ancorato ad uno sviluppo di una città universitaria di media dimensione. Valentina Squini, anche una metropoli come Milano ha sperimentato dei modelli di intervento per la valorizzazione e la rivitalizzazione di alcune aree della città, come quello che lei illustrerà oggi. Sì, certo, assolutamente. L'amministrazione pubblica di Milano, proprio in ottica di valorizzazione di spazi pubblici e di aree del proprio territorio, ha messo in campo una politica che è quella del distretto urbano del commercio. Cosa ha voluto fare? Ha cercato di creare delle aree omogenee per tessuto, per interventi, per situazioni commerciali che si stavano creando nel tessuto urbano e ha fatto sì che ci potesse essere un bando per coinvolgere dei privati e dei soggetti del terzo settore per poter vivacizzare e dare valore a questi territori. L'ha fatto appunto dando modo a un soggetto privato di coinvolgere e creare una rete di commercianti che hanno fatto sì che si potessero innescare una serie di sinergie tra i commercianti e tra gli abitanti del quartiere e sono iniziate a emergere una serie di iniziative. In questo contesto appunto Itinerari Paralleli, la società che rappresento oggi, ha fatto un po' il motore organizzativo di questo evento, che è stato The Food, che è stato un importante evento che ha preso vita nel quartiere durante la Design Week in aprile a Milano. Questo evento ha messo insieme i commercianti all'interno di una vocazione che nel quartiere era molto forte, che era quella del food. C'è stata quindi una Food Design Week durante questo periodo che ha fatto sì che nascesse la prima vera iniziativa di questo distretto urbano del commercio. Torniamo a Trieste, il Salone degli Incanti del capoluogo giuliano ospiterà a luglio la mostra sulla impresa di Fiume del poeta soldato Gabriele D'Annunzio. Giordano Bruno Guerri al Vittoriale data un'anticipazione di quella che sarà la mostra dedicata ad D'Annunzio per i 100 anni dell'impresa di Fiume. Che atmosfera si respirerà al Salone degli Incanti di Trieste? Un'atmosfera storiograficamente equilibrata, serena, dove si ricostruirà l'impresa nei suoi termini effettivi, cioè non fascisti, ma di rivoluzione innovatrice in senso democratico, liberale, addirittura libertario, della vita sociale di un popolo, e fatta in un modo ovviamente d'annunziano, cioè splendido, fantasioso, innovatore, modernizzatore, uno studio che chiarisca per sempre questo episodio fondamentale della storia del Novecento, da cui si snoda tutto un mondo
dal 68 ai movimenti autoritari che poi indebitamente si appropriano dell'impresa, e quindi un'operazione colta, storiograficamente esatta e allegra, gioiosa, serena. Sindaco, presentato al Vittoriale la mostra di D'Annunzio 100 anni dall'impresa di Fiume, che sarà portata a Trieste da luglio, a fianco a lei la statua del poeta soldato che sarà collocata, non diciamo ancora dove. Sì, è una cosa molto bella, con Giordano Bruno Guerri stiamo mettendo in piedi una mostra straordinaria a Trieste, sarà una degli incanti su D'Annunzio, e poi naturalmente porteremo anche questa statua di D'Annunzio che sarà collocata in un luogo che sveleremo il giorno dell'inaugurazione della mostra. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ora ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.